Ciao ragazze, allora, innanzitutto mi vedete vestite e acconciate allo stesso modo perché oggi che è domenica sto girando un pochettino di video perché non li giravo da una settimana tipo perché ho avuto la febbre, quindi mi sto rimettendo insomma in carreggiata, come si suol dire. Comunque, come potete leggere dal titolo, questo qui è un video haul dei miei acquisti fatti nell'ultimo periodo, ordinato da Makeup Revolution, dal sito Beauty Bay e dal sito Gerard Cosmetics. Allora inizio con i prodottini che ho preso dalla Makeup Revolution che vi mosterò. Purtroppo gli swatch non ve li posso fare per una questione di tempo perché mi devo sbrigare perché devo andare a una festa di un mio caro amico e quindi non posso fare tardi. E quindi vi mostrerò insomma i vari prodottini che ho preso. Tanto di swatch ce ne sono un'infinità sul web, anche fatti meglio di me, quindi non vi perdete nulla. Allora, un piccolo appunto per quanto riguarda la Makeup Revolution Italia, anche se non penso il problema sia dovuto a loro, ma al corriere, diciamo, GLS, perché ho fatto due ordini dalla Makeup Revolution. Il primo ordine è che ho preso solo la nuova palette, la Naked Chocolate della linea I Love Makeup. L'ho presa perché praticamente quando l'hanno messo online sul sito Makeup Revolution Italia è andata subito sold out. Quando l'hanno riassortita per evitare che insomma me la perdevo un'altra volta perché le vendevano tutte, l'ho ordinata e ho ordinato solo lei. Il corriere sul loro sito costa 3 euro e la palette in questione costa, mi pare, 9,99 euro. Ve la mostro, io ho lasciato anche le scatoline perché sono deliziose, veramente bellissime. Questa qui praticamente sarebbe la dupe della Lorac e qualcosa. Al limite vi scrivo qui o qui il nome preciso di questa palette, della palette Lorac. Allora, il packaging è stupendo, davvero stupendo. Io pensavo che era fatto, diciamo, il classico packaging cinese, fatto davvero male. Invece devo dire che è bello robusto, si può trasportare tranquillamente, senza il rischio che si rompe, perché è davvero bello robusto e fatto molto molto bene. È fatto tipo in 3D il disegno, vedete? È davvero carinissima. Vi faccio vedere la palette che sto utilizzando davvero spesso in questo periodo. A parte che ha uno specchio, potete vedere, enorme, il caspitiello che tolgo per una questione proprio perché già so che cadrà e come potete notare è in tonso perché non l'ho proprio utilizzato. E questa è la palette, questi sono i colori ed è la dupe della Lorac, non mi ricordo il nome preciso. Ha dei colori davvero stupendi e l'ho presa perché non ne ho potuto fare a meno, è davvero fantastica. Ha il fogliettino con i vari nomi, come le Sleek, insomma come la maggior parte delle palette. È davvero super pigmentata, sono pigmentati anche gli ombretti matte ed è davvero ottima di qualità. Gli ombretti durano un sacco, mi ci sono trovata davvero benissimo. Poi ho fatto un secondo ordine perché la mia amica Fede mi ha ammaliata, cioè in realtà io la volevo da tempo e ho detto vabbè, faccio un secondo ordine perché la voglio. È praticamente un'altra palette sempre della stessa linea I Love Makeup. Questa qui è la I Heart Chocolate, ovvero la dupe della Chocolate Bar di Too Faced. Anche questa la sto utilizzando a randello da quando ce l'ho. Il packaging è sempre lo stesso, bello resistente, carinissimo, vedete, questa volta è scuro, sempre in 3D, fatto veramente benissimo, viene quasi voglia di mangiarla. E questa è la palette, anche qui c'è il fogliettino, il caspitiello, mi sa che l'ho tolto e chissà dove l'ho buttato. Comunque questi sono i colori e da come ho visto insomma da come ho visto sui vari swatch nel web,
Praticamente è la dupe esatta, spiccicata, della chocolate bar, cioè gli ombretti sono praticamente identici, sono super super pigmentati anche quelli matte, quindi davvero ottima. La sto utilizzando tanto e mi piace tantissimo. In particolare sto amando alla follia il colore Love Divine, una cosa di queste. È davvero stupenda. Ve la straconsiglio per chi ancora non l'ha provata. Vale davvero la pena provarle, anche perché costa poco, cioè costa tipo 9,90 euro e ha davvero degli ombretti di ottima ottima qualità. Poi vi faccio vedere gli altri due prodottini. Ho preso un pennellino della linea sempre della Makeup Revolution, che devo dire è fatto molto molto bene. Questo qua è quello dei liner, perché tengo quello lì per le liner che si sta rovinando, e quindi ho preso questo qui. Costa, mi pare, intorno a 1,90 euro, una roba di queste, ed è il Revolution E 104. Il manico è fatto davvero molto bene, sembrano quasi quei pennelli professionali. Viene presentato, vi arriva in questa bustina che io ho tolto perché già l'ho usato, ed è davvero molto molto buono. Qui praticamente lo potete utilizzare per le liner, per fare le sopracciglia, insomma per un po' di tutto. Davvero molto molto valido e super super economico. Poi un altro prodotto della Revolution, e con questo ho concluso il mio ordine Revolution, e vi faccio un piccolo appunto su quello che mi è accaduto per quanto riguarda la spedizione. Ho preso questo bronzer qui, costa mi pare intorno ai 2 euro e qualcosa, ed è il Revolution Bronzer nella colorazione medium matte. È 6,8 grammi di prodotto, ha un packaging delizioso perché praticamente si apre così. Si ruota praticamente, è quello che mi vedete su, che l'ho utilizzato per fare il contouring. Vedete? Molto molto scrivente, veramente buono. Qui trovate lo specchiettino, vedete? E poi tiene anche una spugnetta che non so a che cosa serve, comunque c'ha anche la spugnettina. Praticamente si ruota così, c'ha lo specchietto e la spugnetta. È fatto molto bene per il prezzo che ha. Io vi ripeto, la Makeup Revolution l'adoro. Infatti, vabbè, ora non posso spendere una lira perché mi sto mettendo i soldi da parte per il Cosmoprof. Però sicuramente prenderò le Iconic 1 e 2, che sono sempre i dupe della Lorac. Quindi di conseguenza, sicuramente. Scusatemi, le prenderò. Per quanto riguarda, diciamo, la spedizione, praticamente GLS non mi aggiornava il tracking. Io ho chiamato alla sede di Salerno, precisamente quella di Montecorvino Pugliano, dove anziché lavoro, cioè io non mi capaccio veramente. Ci sono tanti ragazzi in cerca di lavoro in Italia, volenterosi di lavorare, mentre questa mongoloide che mi ha risposto al telefono, questa incompetente, perché così devo dire, gli davo, insomma, chiamavo per spiegazioni, insomma, perché non mi arrivava questo pacco, perché il tracking era fermo a 3 giorni prima. Solitamente con il corriere in 4 giorni ti arriva, io invece ho dovuto aspettare tipo una settimana. Questa praticamente, come se il fatto non fosse il suo, ha detto: no, ma non lo sappiamo, se lei non ha il numero di non, il tracking praticamente che vi dava il sito non serviva, serviva il numero di collo, non mi ricordo. Comunque io non mi perdo d'animo, chiamo alla GLS, quella di Milano, non mi ricordo di preciso bene la sede. Comunque mi risponde una ragazza carinissima, mi dà 4 numeri di telefono e faccio queste 4 telefonate e mi risponde tipo il carter internazionale, non so, mi ricordo, mi pare che fosse quello, e dice: no signorina, il vostro pacco sarà in consegna lunedì. Il lunedì mattina mi è arrivato. Cioè, quindi voglio dire, poi facciamo la differenza tra le persone del sud e le persone del nord, perché la ragazza di Milano
italiano, tanto garbata, in 3-4 parole mi ha dato 4 numeri. Io ho scoperto che cosa è successo al mio pacco. Questa cretina, perché io così la devo chiamare, perché tu stai occupando un posto di lavoro ingiustamente perché non fai il tuo lavoro, poteva darmelo tranquillamente lei, perché la ragazza che mi ha risposto a Milano aveva lo stesso ruolo di quella di Salerno, quindi voglio dire, tralasciando questo, ho ottenuto insomma quello che volevo, ho saputo informazioni riguardanti al mio pacco perché io pensavo veramente che si fosse perso, non lo so, io penso sempre al peggio perché vado in ansia. Comunque, ho scoperto il motivo, quindi se qualcosa, vi ripeto, chiamate da qualsiasi parte, tranne per le ragazze di Salerno, tranne a quella al GLS a Salerno, perché sono una maniata di imbecilli. Molto bene. Adesso vi faccio vedere cosa ho ordinato dal sito Beauty Bay e dal sito General Cosmetics. Vabbè, vi parlo insomma di General Cosmetics. Molte ragazze mi chiedono dove hai comprato il 1995. L'ho comprato sul sito General Cosmetics. Ve lo linko qui sotto. Praticamente io avevo un 50% di sconto perché io ho fatto l'ordine durante il Black Friday, solo che loro hanno avuto, diciamo, problemi per la spedizione, quindi ho dovuto aspettare più del dovuto. E per ringraziarmi dell'attesa, mi hanno omaggiato di un 50% di sconto. Quindi io praticamente questo rossetto l'ho pagato davvero pochissimo. L'ho pagato 9 dollari, una roba di queste, e ho pagato però 9 dollari di spedizione. Con la super fast class praticamente, cioè è sempre così, arriva dopo 2 settimane in Italia, velocissimo, arriva in Italia e le poste rovinano tutto, perché comunque vi arriva tramite poste, tramite raccomandata, quindi dovete firmare. Non mi ha bloccato la dogana, se è quello che volete sapere, perché sul pacco c'era dichiarato 3 dollari, quindi non mi hanno fermato nulla. Il rossetto è questo qua è il primo che ho comprato, come potete vedere sta quasi finendo. Vi faccio lo swatch perché ora ce ne ho un altro e vedete, è matte ed ha un colore davvero stupendo per me, cioè veramente fantastico. Il nude per me d'eccellenza perché mi sta davvero molto molto bene. E quindi nulla, fa sempre promozioni la General Cosmetics. Se la seguite su Instagram, per dirvi, per San Valentino ho fatto la promozione che se prendevi 4 prodotti labbra ne pagavi come ne pagavi 2, una cosa di cui non mi ricordo. Io poi vabbè, ho già fatto l'ordine, pazienza. Comunque davvero ottimo, dura un botto, è davvero qualcosa di fantastico questo rossetto. Il packaging è simile a quelli di MAC e ve lo stra consiglio. Poi, per quanto riguarda l'ordine Beauty Bay, finalmente ho preso lui, la Deep Brown Pomade di Anastasia Beverly Hills nella colorazione Ebony. In tutto ho pagato tipo 10 sterline o 9 o 10 sterline, quindi pochissimo. Non ho scelto la posta raccomandata, ho scelto la posta diciamo normale, perché sul loro sito è arrivato un tot di spesa, non si paga la spedizione. La raccomandata si paga 5 euro, quella normale no. Infatti avevo un'ansia per questo prodotto che non potete capire. Infatti vi consiglio vivamente di ordinarla con il tracking, perché sapete per certo dove si trova, perché ho dovuto aspettare tipo 15-20 giorni così per riceverlo dall'Inghilterra. Il prodotto è stupendo ed è quello che indosso adesso. Si apre, anche lo scatolino è fatto in maniera strategica per non romperlo, cioè io adoro Anastasia, stima assoluta per lei. Questa è la confezioncina, vedete, molto molto raffinata. Il pottino è in vetro e questo è il colore che è quello che mi vedete su ed è proprio perfetto per me. Ci sono tante colorazioni. Quello che vi posso dire è che evidentemente il sito, dato che ha visto che le persone lo stanno comprando, l'ha aumentato un pochettino di prezzo rispetto a quando l'ho preso io. Non vi so dire di preciso.
quanto costa adesso, però comunque non costa molto. È davvero un ottimo, ottimo prodotto, non sbava, è qualcosa davvero di fantastico. E niente, ve lo stra consiglio. Ragazze, questo è quanto. Il rossetto, insomma, col 50%, non so se ve l'ho detto, ho pagato in tutto 19 dollari, quanto costa il rossetto, compreso di spedizioni, ma perché avevo questo codice sconto del 50%, perché sennò costa 19 dollari solo il rossetto. Questa qui costa 9 sterline, 9 sterline mi pare, tengo sulla fattura che volevo farvi vedere anche le scatoline che mi sono conservata, però davvero non faccio in tempo perché devo andare a questa festa, se no faccio troppo troppo tardi. Vedete, tonalità ebony. E questo è quanto, ragazze. Questi sono stati gli acquisti che ho fatto di recente. Poi vi farò un video dei prodotti che mi sono stati inviati. Tra cui c'è anche questo rossettino stupendo. Infatti, stasera andrò alla festa così, non mi interessa perché lo adoro. E niente, vi bacio forte e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!